Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo secondo incontro di Sun Academy che sarà dedicato alla dieta mediterranea. Il professor Franceschi è uno dei pionieri proprio dello studio sui centenari e ci racconterà, insieme alle sue collaboratrici con cui ha curato il progetto europeo chiamato New Age, dedicato appunto al valore per mantenere il nostro benessere della dieta mediterranea. Lascio la parola al professore. Grazie dell'invito, grazie a quelli che spendono una parte del sabato per venire a sentirci e ringrazio le mie collaboratrici anche, che sono bravissime, come sentirete. Allora, io il titolo era molto lungo, io l'ho cambiato con tre parole chiave che sono inflammaging, rimodellamento e ormesi. Mi devo scusare perché penso che la maggior parte delle diapositive sono in inglese, però voi siete giovani, siete in un mondo globalizzato e quindi l'inglese credo che sia la vostra lingua fondamentale dopo il milanese, dopo il bolognese, perfetto. Allora, molto spesso ci si dimentica che i concetti che noi usiamo hanno una lunga storia e che ci sono stati dei giganti della scienza, del pensiero, che hanno pavimentato la strada per quello che noi stiamo facendo oggi. Uno di questi è Ilya Mechnikov, un russo che venne anche a lavorare in Italia, a Messina e alla stazione zoologica di Napoli, e che poi diventò il direttore dell'Istituto Pasteur in Francia. Oggi, il 2015-2016 sono il 170° anniversario della nascita e il 100° anniversario della morte di Mechnikov, il quale è nato nel 1845 e è morto nel 1916. È stato un gigante del pensiero perché è una figura fondamentale in immunologia, ma ha fatto anche degli studi fondamentali per l'invecchiamento e la longevità e anche per la nutrizione, come cercherò di farvi vedere. Non è una traccetta, scusa. Ha avuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1908 con Paul Ehrlich. L'immunologia allora era divisa in due grandi scuole, la scuola francese, e Mechnikov era un'eminente persona della scuola francese, e Paul Ehrlich. Paul Ehrlich era invece tedesco, ed era il più importante immunologo che aveva scoperto gli anticorpi, che aveva fatto delle teorie fondamentali degli anticorpi. Invece Mechnikov era da tutt'altra parte perché gliel'hanno dato perché lui studiava le cellule e in particolare lui ha descritto per la prima volta quelle che noi conosciamo oggi come macrofagi. E dice ogni volta, questo è preso dalla sua Nobel Lecture che ha fatto l'11 dicembre del 1908, e dice ogni volta che un organismo fa delle risposte immunitarie, l'introduzione di un microbo è seguita dall'accumulo di cellule mobili, di corpuscoli bianchi del sangue che assorbono i microbi e li distruggono. Questi corpuscoli bianchi e le altre cellule capaci di fare questo tipo di mestiere sono stati designati, li ho chiamati fagociti, cellule che mangiano altre cellule e la cui funzione assicura quel tipo di immunità che è stata chiamata fagocitosi, quindi è lo scopritore della fagocitosi. Però lui era un uomo di grandissima
apertura mentale come tutti i grandi scienziati, ha scritto questo libro, The Prolongation of Life, il prolungamento della vita, sottotitolo Optimistic Studies. Interessante, no? Questa è la copertina della traduzione inglese e questo è il commento fatto da Scientific American. Voi sapete che Scientific American lo potete trovare nelle edicole, nelle librerie anche oggi, è un grande giornale di divulgazione che ovviamente ha più di 100 anni di storia, e qui fa un commento a, appunto, il libro La teoria della longevità, proposta da Metchnikoff in questo libro pubblicato nel 1908. Cosa dice Metchnikoff? Metchnikoff dice, ha trovato, dice, studiando le cause delle variazioni della lunghezza della vita, Metchnikoff ha trovato che la chiave sta nel sistema, nell'intestino, nel digestive system. Quindi non è una cosa da poco, no? E si rifà, dice, quelle razze viventi, le specie diremmo noi, che vivono a lungo, in genere fanno uso di questo latte acido. In Bulgaria c'è un sorprendente numero di centenari, quindi è il primo che usa per motivi scientifici la parola centenari, e dice, questa roba qua si chiama yogurt, vedete? Dice che è un latte acido. E poi, dice, questo Massola ha individuato il Bacillus bulgaricus che fa questa fermentazione. Descrive il metodo, bisogna prendere mezzo litro di latte e metterci la roba, insomma, e dice, è attivo in preventing intestinal putrefaction. È importante perché impedisce la putrefazione intestinale. Questo latte acido preso giornalmente in quantità da 300 a 500 centimetri cubici controlla l'azione dell'intestino. Queste parole sono state all'inizio dell'industria francese del yogurt, e voi sapete che c'è la Danone, no? Ecco, comincia lì Danone, cioè, quindi questi studi di questo grande ricercatore sono stati poi quelli che hanno costituito l'inizio per una delle più grandi avventure industriali nel settore. Quindi le parole di Metchnikoff, parole chiave che io vi ho suggerito, sono centenari, immunologie, fagociti, macrofagi, fagociti o macrofago è la stessa cosa, infiammazione, sistema digestivo, nutrizione, perché ha detto che bisognava bere sto latte. E quindi io userò queste parole chiave per rispondere alla domanda perché i centenari sono centenari. Centenari vengono indicati in questo caso con 100 più. Questo è il modo scientifico con cui noi indichiamo le persone di più di 100 anni. Allora, i centenari sono delle persone che in genere hanno vissuto dai 20 ai 30 anni più dei membri della stessa coorte, di quelli che sono nati lo stesso anno, e hanno largamente evitato o posposto le maggiori patologie da associare. Quindi sono un modello per capire che cos'è che li ha protetti. E quindi sono uno dei modelli fondamentali, il migliore modello per studiare la longevità umana, ma anche biomarcatori di invecchiamento in salute e per capire quali sono i fattori protettivi. È molto interessante, anche se io oggi non ne parlerò, che i figli dei centenari, noi abbiamo fatto e stiamo facendo ancora studi molto approfonditi sui figli dei centenari con le mie collaboratrici e con i miei collaboratori, i figli dei centenari stanno meglio, hanno circa 70-75 anni, e confrontati con figli di persone i cui genitori sono morti senza superare l'aspettativa di vita della loro coorte, quindi sono morti prima, stanno molto meglio da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista epigenetico. Cioè, non so se io oggi non mostrerò queste cose, ma magari voi domani o lunedì. Quindi io ho studiato l'immunologia degli individui eccezionali, cioè i centenari,
studiando i centenari e ovviamente i loro controlli più giovani, ho scoperto quelle che sono le maggiori caratteristiche dell'invecchiamento del sistema immunitario, pubblicato nella mia vita precedente, nell'altro secolo. Ho pubblicato lavori fondamentali dove ho descritto le maggiori fondamentali caratteristiche dell'invecchiamento del sistema immunitario. Però voi sapete che uno dei privilegi dei ricercatori è non solo quello di produrre dati, ma è quello di interpretarli e sulla base di questo proporre delle tesi o delle teorie nuove. Allora, ovviamente a me questa cosa mi piace moltissimo e io nel 2000 ho scritto questo lavoro che è molto citato, in cui ho ripreso e sistematizzato la teoria del rimodellamento dell'invecchiamento, che è una teoria generale. Cosa dice questa teoria del rimodellamento? Adesso vedrete perché vi deve interessare. La teoria del rimodellamento che avevo anticipato nel 1995, che ho ripreso nel 2000 in quel lavoro che vi ho fatto vedere, dice che il fenotipo, cioè quello che una persona è, il fenotipo di una persona anziana è il risultato della capacità del corpo di rispondere, di adattarsi, quindi la parola chiave è adattarsi, agli stimoli che danneggiano, ma anche a tutte le sostanze tossiche danneggianti a cui siamo esposti. E l'organismo, noi non siamo come delle macchine, delle volgari macchine che possono costruire gli ingegneri. Ma l'evoluzione ha costruito delle macchine che invece si autoriparano e il nostro corpo ripara il 99% dei danni, degli insulti che a livello molecolare e cellulare si accumulano. Naturalmente una parte non viene riparata, una piccolissima parte, e questi danni si accumulano. Però il nostro corpo non è passivo, non è che questi danni si accumulano finché uno poi alla fine ci lascia le penne. Il nostro corpo si adatta, cerca di neutralizzarli. Quindi quando voi vedete, misurate qualcosa in una persona anziana, per esempio la pressione, questa non è semplicemente il fatto che le arterie funzionano meno, che l'elasticità dei vasi si è persa, no, è un adattamento che il nostro corpo fa. Quindi prima di modificare qualcosa in una persona di 80-90 anni, bisogna pensarci 5 volte, perché quello che misurate magari è diverso da quello che si trova nel giovane, ma potrebbe essere un meccanismo di adattamento che se voi lo volete riportare ai livelli del giovane, sbagliate, lo fate fuori. Allora, questo si chiama rimodellamento, perché il nostro corpo si adatta in continuazione, si adatta. Una delle grandi meccanismi di adattamento è l'infiammazione, che si studia in tutti i libri di testo. Chiunque ha fatto un po' di biologia o di medicina deve aver studiato l'infiammazione. Sulla base di questo, nel 2000, io ho, insieme ad alcuni collaboratori, proposto una teoria dell'invecchiamento che si basa proprio sull'infiammazione. Allora, siccome ho pensato e ho proposto che l'infiammazione è una cosa fondamentale nel processo di invecchiamento, inflammation and aging, ciak, abbiamo fatto una crasi e abbiamo inventato la parola inflammaging, che dovrebbe condensare questi due fenomeni che noi abbiamo proposto essere fondamentali. E quella che si sviluppa è una infiammazione cronica di basso grado, sterile, e anche questo è un meccanismo di adattamento. Adattamento perché l'infiammazione tende a neutralizzare e a riparare gli insulti molecolari e cellulari. Nel frattempo io avevo fatto degli studi sulla evoluzione del sistema immunitario, dagli insetti e gli invertebrati fino all'uomo, e sulla base di questi studi di evoluzione della risposta immunitaria era arrivata alle conclusioni con il mio collega professore Ottaviani che il macrofago era centrale
per le risposte immunitarie lungo tutto l'arco evolutivo, dagli invertebrati fino ai pesci, fino ai mammiferi. Quindi è stato abbastanza facile per me focalizzare l'inflammaging sul macrofago, che è la cellula di Metchnikoff. E quindi io ho scritto questo lavoro in cui ho proposto che inflammaging è macrophage centered, centrato sul macrofago. Questo era un cambiamento, un cambiamento di paradigma, come si dice, non è che ho sconvolto la scienza, però era un cambiamento di paradigma non banale, perché fino allora si pensava due cose: che le risposte immunitarie più importanti erano quelle dei linfociti T e B, quindi l'immunità adattativa che compare con i pesci, con il timo, ma compare con i pesci. Prima, tutti gli organismi viventi stanno benissimo anche in acque sporche, luride, eccetera, non hanno il T e i B linfociti, stanno benissimo, perché c'è l'immunità innata, e la cellula fondamentale dell'immunità innata è il macrofago. Quindi io ho fatto un piccolo cambiamento di paradigma dicendo: guardate che l'invecchiamento è basato su modificazioni del macrofago. Seconda cosa era che allora si pensava che l'invecchiamento fosse soltanto un declino, declino della funzione respiratoria, declino della funzione digestiva, declino della funzione cognitiva, tutto un declino, una visione pessimistica totale. Io invece ho sottolineato sulla base di dati sperimentali che invece qui c'era l'inverso, cioè i macrofagi si attivavano, diventavano più attivi. Quindi declino dei T, dei B linfociti, però qui invece c'era una attivazione. Quindi voleva dire che gli stimoli infiammatori aumentavano e si accumulavano. Benissimo. Diciamo la visione che abbiamo oggi è che questo tipo di risposta infiammatoria che è legata a inflammaging è in effetti parte di una risposta fisiologica, e guarda caso il primo che ha parlato di una risposta, di una infiammazione fisiologica, è proprio Metchnikoff. Quindi Metchnikoff aveva capito pressoché tutto. L'idea è che l'inflammaging sia largamente responsabile, accompagni e sia anche causalmente responsabile di tutte le grandi patologie età correlate. L'altra cosa che vi posso portare a favore di questa ipotesi dell'adattamento è che, abbiamo detto, il nostro corpo reagisce agli insulti, uno dei meccanismi con cui reagisce agli insulti è l'infiammazione aumenta, però ancora diciamo a favore di questa ipotesi adattativa, noi abbiamo dimostrato, e molti altri hanno dimostrato poi successivamente, che il nostro corpo non solo fa l'infiammazione, ma fa anche l'antinfiammazione. Quindi quello che importa è la bilancia fra infiammazione e antinfiammazione. E noi produciamo molecole infiammatorie e l'organismo produce delle molecole antinfiammatorie per neutralizzare. Poi aumenta l'infiammazione, poi aumenta l'antinfiammazione e così via. L'idea di fondo è che i centenari, per esempio, sono quelli in cui questa bilancia è abbastanza ottimale. Però il problema è anche questa è una teoria che sta avendo conferme, ma dobbiamo studiarci. E che quindi l'importante è la bilancia fra fattori pro ed antinfiammatori. In questo lavoro, anche questo molto citato, del 2007, dove abbiamo proposto anche l'idea di inflammaging e anti-inflammaging. E quindi noi pensiamo che persone come Fulvia ci sia una bilancia ottimale, anche se non abbiamo capito qual è questa bilancia ottimale, cioè c'è moltissimo da lavorare, siamo ancora alla superficie dei fenomeni che sono molto complicati, però l'idea di fondo che seguiamo è questa qua.
Negli ultimi anni, e arrivo poi al punto che vi interessa di più, in Flammaging è stato concettualizzato, qui, e questo è un lavoro pubblicato su Cell nel 2014 e firmato da tutta una serie di studiosi importanti che hanno lanciato l'idea della nuova geroscienza.